Durante questa fase iniziale di costituzione, grazie all'assorbimento dello Heilstrom, accaddero delle guarigioni meravigliose. Questa era la motivazione che spingeva a non diminuire gli sforzi. Era allora, ed è tutt'oggi, un servizio nel segno dell'amore per il prossimo e della compassione nei confronti delle persone che realmente cercano aiuto. Guten Tag. Buongiorno, il mio nome è Dieter Häusler, rappresento il circolo degli amici di Bruno Gröning, una delle più grandi organizzazioni al mondo no profit che si occupa di guarigione per via spirituale. Quest'anno celebriamo il 40° anniversario della fondazione. Nel video precedente vi ho raccontato i fatti antecedenti alla fondazione del circolo degli amici di Bruno Gröning. Adesso verrà trattata la fase di costituzione del circolo degli amici a partire dal 1979. Durante una conferenza di Gröning nel 1950, l'insegnante austriaca Grete Häusler, fondatrice del circolo degli amici di Bruno Gröning, ottiene la guarigione da 3 malattie incurabili. Successivamente fonda delle comunità in Austria e negli anni 70 si impegna nell'associazione fondata quando Bruno Gröning era in vita. Nel 1979 però c'è la rottura. Il consiglio dell'associazione le impone di lasciare i suoi compiti. Da un giorno all'altro viene tagliata fuori da tutto ciò che ama di più, ma lei decide di andare avanti. Ho iniziato passo dopo passo e un giorno ho sentito queste parole nel cuore. Le sale si riempiranno. E ho semplicemente creduto. Ho creduto e basta. Ci riunivamo nei salotti, non in un hotel o cose del genere. Ci siamo sempre incontrati nei salotti, ci recavamo al capezzale dei malati, facevamo visite a domicilio. Erano sempre storie singole molto personali. Questo è il lavoro di base, numero uno, che lei faceva allora. Lavorare con le singole persone, aiutare il prossimo per amore. In quell'anno mia madre si poneva la domanda: smettere o ricominciare da capo? Cominciò da capo con una manciata di amici che la sostennero totalmente. Fondò comunità a Monaco, ad Amburgo, a Colonia ed in qualche altra città. Viaggiava instancabilmente e assisteva gli amici. Ogni 3 settimane andava ad Amburgo, a Lubecca e Brema. Il fine settimana seguente andava a Monaco e a Stoccarda. E il terzo fine settimana guidava le comunità nella zona di Colonia. 2 volte all'anno invitava tutti gli amici ai convegni, che all'inizio si svolgevano a casa nostra, nel salotto. Erano solo qualche dozzina di amici. Ma durante questo periodo iniziale di costituzione accaddero delle guarigioni meravigliose, grazie alla ricezione dello Heilstrom. E questo confermava la giusta decisione. Questo dava la motivazione per non diminuire l'impegno. Era allora ed è tutt'oggi un servizio nel segno dell'amore per il prossimo e della compassione per le persone che veramente cercano aiuto. Poi ci furono le prime occasioni e mia madre fondò le prime comunità anche nei paesi confinanti. La prima fu l'Austria, poi la Svizzera e la Francia. Talvolta c'era solo una manciata di amici, 2 o 3, ma nessuno veniva lasciato da solo. Tutti vennero assistiti e la maggior parte sperimentò aiuti e guarigioni. Poi siamo andati giù, sino al sud Tirolo, e abbiamo fatto delle introduzioni. Qualche volta si trattava di una sola famiglia. Beh, gli inizi sono stati faticosi, ammiravo molto quella forza di persuasione di mia suocera, che faceva di tutto per rispondere a ogni richiesta di aiuto. Non aveva importanza il luogo, lei è andata ovunque, e se ci voleva un fine settimana intero, per lei ne valeva la pena. Ogni 6 settimane Grete Häusler intraprende questi viaggi faticosi, ma il numero degli amici sale appena. Mentre il circolo degli amici in Germania a metà degli anni 80 conta già oltre 700 amici, in Austria e in Svizzera di nuovi ne arrivano pochi. Eppure anche qui gli amici ottengono aiuti e guarigioni, ma come prima Grete Häusler siede con i suoi accompagnatori negli stessi salotti e nelle stesse cucine. Ma la signora Häusler sentiva di dover perseverare e di andare avanti e alla fine ha avuto ragione. Man mano sono arrivate sempre più persone interessate, amici, e il circolo è diventato sempre più grande.
Se negli anni Ottanta, alle ore di comunità in Austria, si incontrano solo alcuni amici, nel 2006 solo a Vienna ci sono oltre 20 comunità. Nella capitale austriaca si fanno anche dei convegni. Non importa se gli amici sono pochi o molti, in tutti questi anni accadono sempre guarigioni sorprendenti. Ci sono voluti anni per arrivare a 100, 1000 amici e poi addirittura ancora di più. Bruno Gröning una volta ha detto: «Sono venuto per tutte le persone, non importa di quale religione, non importa di quale nazione». Oggi ci sono comunità in tutto il mondo, in quasi 130 paesi. Il sito internet del Circolo degli Amici è disponibile in 29 lingue. I libri su Bruno Gröning e il suo insegnamento vengono tradotti ad oggi in 54 lingue. Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning si impegna a proseguire l'opera di Bruno Gröning così come Bruno Gröning aveva desiderato durante la sua vita. Prossimamente vi racconterò qualcosa riguardo le attività del gruppo medico-scientifico specializzato del Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Non vedo l'ora di incontrarvi ancora qui sul nostro canale YouTube per raccontarvi gli avvenimenti successivi. Se volete essere avvisati dei prossimi video, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Fino ad allora, vi auguro tutto il meglio con tutto il cuore. Vostro Dieter Häusler.